Parla tifoso partenopeo. Siamo tornati con un altro video ricco di informazioni e analisi sulla nostra squadra del cuore. Oggi si parla del recente esordio del giovane difensore, arrivato dal Real Madrid per rinforzare la nostra difesa. Contro il Palermo ha esordito in Coppa Italia e, come previsto, sono stati in molti ad osservare la sua prestazione. Ma è davvero pronto per le sfide della Serie A? Il giornalista Francesco Marolda ha portato alcune interessanti dichiarazioni sul giocatore, rivelando informazioni direttamente dalla Spagna sul suo sviluppo e sulle sue potenzialità. Quindi rimanete sintonizzati perché analizzeremo ogni dettaglio e capiremo cosa riserva il futuro al difensore e al Napoli. Partiamo dall'inizio. L'esordio di Rafa Marin con la maglia del Napoli nella partita di Coppa Italia contro il Palermo. Per molti, questa era l'occasione perfetta per il giovane di mettersi alla prova. Come sappiamo, Marin è arrivato dal Real Madrid con una certa aspettativa, essendo visto come una delle promesse per il futuro della nostra difesa. Tuttavia, la sua prestazione in partita è stata una vera e propria montagna russa di emozioni. In alcune giocate ha mostrato buona lettura del gioco e anticipazione, ma in altre è stata evidente la sua inesperienza, commettendo errori che sarebbero potuti costare cari alla squadra. Secondo Francesco Marolda, giornalista che ha analizzato a fondo le prestazioni di Marin, il giocatore non è ancora del tutto preparato alle sfide di un campionato competitivo come quello italiano. Durante la trasmissione Giochiamo d'anticipo, su Televomero, Marolda ha raccontato di aver sentito alcune verità su Marin dalla Spagna. Queste informazioni rivelano che, nonostante il difensore abbia un grande potenziale, ha ancora bisogno di molto lavoro per adattarsi ai ritmi e alle richieste della Serie A. Capiamo meglio cosa significa. Innanzitutto è bene ricordare che il passaggio da un campionato all'altro non è sempre facile. Al Real Madrid, Marin era abituato a uno stile di gioco diverso, e la Serie A è famosa per la sua intensità difensiva, la tattica rigorosa e le esigenze fisiche. Adattarsi può essere una sfida per qualsiasi giocatore, ancora di più per un giovane come lui. Marolda ha sottolineato che il Napoli deve lavorare duro per mettere Marin nelle migliori condizioni per affrontare il campionato italiano, che quindi non è ancora al massimo delle sue prestazioni. Questo ci porta ad una domanda importante. È stata una buona decisione per il Napoli ingaggiare Rafa Marin adesso? Marolda non sembra del tutto convinta. Ritiene che, in questo momento, il Napoli avrebbe dovuto cercare un difensore più preparato per la competizione immediata. Sappiamo che la stagione è lunga e faticosa, soprattutto con più competizioni che si svolgono contemporaneamente, come Serie A e Coppa Italia. E in questo contesto la profondità della rosa è fondamentale. Un punto sottolineato da Marolda è la grande differenza di qualità tra i titolari difensivi, come Buongiorno e Ramani, e le riserve, dove è inserito Marin. Secondo il giornalista, questa differenza può diventare un problema serio, soprattutto nelle partite decisive, dove un fallimento difensivo può mettere a repentaglio il cammino nelle competizioni. Importanti. D'altro canto è necessario considerare il potenziale di sviluppo di Marin. Egli è un giocatore giovane, di buona altezza, forza fisica e lettura del gioco. Il fatto che provenga da un colosso come il Real Madrid dimostra che ha un background solido e un'esperienza in un club di alto livello, anche se ha giocato solo poche partite con la prima squadra. Questo ci porta a una riflessione. Il Napoli sta pensando a lungo termine con Marin? È stato chiamato per essere lavorato e trasformato in un grande difensore per il futuro? Se guardiamo alla storia recente del Napoli, vediamo che il club ha investito sui giovani, cercando di farli crescere all'interno del proprio sistema. Questo è successo ad esempio con Ramani, che aveva bisogno di tempo per affermarsi come uno dei principali difensori della squadra. Forse assumere Marin fa parte di questa strategia a medio e lungo termine. L'obiettivo potrebbe essere quello di dargli tempo e spazio per crescere e adattarsi, piuttosto che metterlo immediatamente sotto pressione. Ora parliamo ancora un po' dell'impatto che Antonio Conte può avere sullo sviluppo di Marin. Sappiamo che Conte è un allenatore a cui piace plasmare i suoi giocatori e adattarli al suo stile di gioco. Marin, con la sua giovinezza e il suo potenziale,
potrebbe essere esattamente il tipo di giocatore con cui Conte ama lavorare, dandogli il tempo di crescere e svilupparsi all'interno del suo schema. Tattico. Conte ha una storia di successi con i giovani difensori, come nel caso di Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt. Entrambi hanno avuto bisogno di tempo per adattarsi allo stile di gioco di Conte, ma hanno finito per diventare i pilastri delle rispettive difese. Marin potrà seguire la stessa strada? Il tempo lo dirà, ma l'allenatore ha la pazienza e le conoscenze necessarie per guidare il giovane difensore attraverso questa transizione. Un altro punto importante da considerare è che Rafa Marin potrebbe non essere stato assunto solo per risolvere un problema immediato, ma come scommessa per il futuro. Il Napoli ha già dimostrato di essere concentrato sulla pianificazione a lungo termine e portare giovani talenti. Come Marin, anche se hanno ancora bisogno di tempo per adattarsi, potrebbe far parte di quella strategia. Se il Napoli riuscirà a lavorare con Marin e a metterlo nelle migliori condizioni di crescita, potrebbe diventare uno dei pilastri della difesa del club nei prossimi anni. Tuttavia, questo processo richiede pazienza, sia da parte dello staff tecnico che dei tifosi. È importante ricordare che i grandi difensori non sempre arrivano pronti e spesso hanno bisogno di tempo per sviluppare sicurezza e capacità di leadership. Ora parliamo un po' dello stato attuale della difesa del Napoli. Come accennato in precedenza, Buongiorno e Ramani sono stati i pilastri principali della difesa, ma la mancanza di opzioni affidabili in panchina è qualcosa che preoccupa, soprattutto in una stagione così competitiva. L'arrivo di Marin porta profondità, ma potrà diventare un'opzione affidabile a breve termine? Se Marin non sarà pronto ad assumersi le responsabilità nelle partite decisive, il Napoli potrebbe trovarsi in difficoltà in competizioni come la Champions League, dove ogni dettaglio fa la differenza. La gestione di Conte sarà quindi fondamentale per garantire alla squadra il mantenimento della solidità difensiva per tutta la stagione, valorizzando anche giovani giocatori come Marin. Per comprendere meglio questa situazione, è interessante confrontare il caso di Rafa Marin con quello di altri giovani difensori che hanno attraversato processi di adattamento simili. Matthijs de Ligt, ad esempio, è arrivato alla Juventus giovane e ha incontrato difficoltà iniziali, soprattutto con l'intensità e la tattica difensiva della Serie A. Tuttavia, col tempo, de Ligt si è affermato come uno dei principali difensori della squadra. Marin può seguire un percorso simile, se saprà sfruttare ogni opportunità e lavorare duro per superare le difficoltà iniziali. Il fatto che provenga da un club come il Real Madrid è già indice che ha il talento necessario, ma trasformarlo in risultati costanti in Serie A richiederà impegno e pazienza. Insomma, l'esordio di Rafa Marin con la maglia del Napoli è stato il primo passo di un lungo percorso di adattamento e crescita. Secondo le informazioni di Francesco Marolda, il giovane difensore non è ancora pronto per le sfide della Serie A, ma ha grandi potenzialità per crescere e affermarsi come giocatore importante in futuro. Il Napoli sembra adottare un approccio a lungo termine con Marin, anche se ciò comporta alcune difficoltà immediate. La domanda che resta per noi tifosi è se la squadra può permettersi o meno di aspettare questo sviluppo. Il divario tra titolari e riserve è una vera preoccupazione e Antonio Conte dovrà gestire con attenzione questa situazione per garantire alla squadra di rimanere competitiva su tutti i fronti. Ora vogliamo sentire la tua opinione. Cosa ne pensi del debutto di Rafa Marin? Credi che possa diventare un grande difensore del Napoli o pensi che la società avrebbe dovuto cercare un'opzione più pronta per il presente? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità e gli approfondimenti sul Napoli. Alla prossima e come sempre, Forza Napoli sempre!